Ecco, ma come avrebbe raccontato Dario Fo, questo momento così terribile, di questo morbo? Allora devo dire praticamente che purtroppo siamo colpiti, no, da un morbo terribile che ha sconvolto il nostro paese. Io sono chiuso in casa come voi da immemore tempo con Franca di là che sta facendo il ragù e poi lo congelerà per poter resistere come in tempo di guerra il più possibile ritenati in casa. Non si può uscire, sembra che questo morbo si sia originato dalla macellazione di un pipistrello a Wuhan. Solo i cinesi sono capaci di macellare un pipistrello umano e poi appunto si è così sparso per tutto il mondo e è una cosa che non si ricorda dai tempi del Medioevo, appunto il celebre passo del Decamerone che ci così spiega che appunto un gruppo di persone andarono sulle colline e cominciarono a raccontarsi delle storie, no? Io quindi guardo qua su internet con Franca la notte, siamo stupiti dalla creatività delle persone che sui terrazzi vanno a cantare e poi vanno a fare la spesa e poi si devono fare le mascherine da sole e poi la paura e il silenzio. Ecco, oggi voglio così regalarvi questa sorta di Italia al tempo del coronavirus. Andiamo a fare questa pantomima. È un'emergenza! È un'emergenza! Tutti rintappati dentro le case, chiudete, state tutti dentro. Oh, non si può uscire, vai qui a Franca, si può uscire, vai a fare ragù Franca. Allora Franca va a fare ragù, intanto io esco, mi arrivo la mascherina. Allora Franca mi spiega che la mascherina si può fare con il Dopapack e poi metterci la carta da forno e poi lo Scottex e esco fuori. Esco fuori, chiaramente non vedo un cazzo e allora vado dal fruttivendolo. E il fruttivendolo dico, dammi tutta la frutta che hai, puntandomi una banana. E lui mi dà tutta la frutta. Non riesco a portarla. Con le borse allora metà la mangio, lo sbraso e tutto. Dato che è pericolosissimo, si contagia e allora se si contagia devi stare attento perché vai in ospedale, non devi andare in ospedale, vai al pronto soccorso, non puoi andare al pronto soccorso perché altrimenti comincia a metterti tutto un tubo dentro che ti sbrada, sfila le budella per far con il spiraco, il povero polmone sacrificato da questo coronavirus che sembra si sia originato dalla macellazione di un pipistrello a Wuhan, solo il cinese volevo fare il sushi, il pipistrello era già stato un gran casino è nato questo virus, sta bloccando tutto il mondo. Ora l'Inghilterra decide, morite tutti. Il Big Johnson, cioè, non ho quello che lo sciapo per farsi i capelli, la doccia, che bellissimo, vi ricordate? Quando si faceva la doccia in spiaggia, dopo il bagno, la libertà di restare, comunque torniamo al coronavirus. Allora si può uscire con la mascherina, te la fai da te, entra in supermercato, compri tutto e ritorni. E poi questa cosa degli italiani che aprono le finestre,